Maledetti! Perché sei rimasto? Allora, tu ti puoi chiudere? Ok. Mannaggia! Chi era? Trombetta? Sì. Bello, Undermine. Undermine, siamo arrivati, mi sa, all'ultimo boss. Però non siamo riusciti a sconfiggerlo. Molto carino Undermine, veramente veramente simpatico come gioco. Sì, perché ogni tanto Bullock, come tutti i roguelike del genere, ti capitano delle combinazioni di oggetti e praticamente devasti tutto. Cioè noi ogni moneta che prendevamo, ogni mostro che uccidevamo, recuperavamo punti ferita, quindi praticamente eravamo del tutto immortali. Mi sa che... Che cos'è? Chi è? Chi era? Ma è una mezza schifezza però questo bastone, Old. Cioè... L'ho potenziato un po', ma resta una mezza schifezza. Boh. Quindi, boh. Eh sì. Era entrato per Fall G. Ma Fall G, purtroppo... Ah, hanno deciso di buttare i server. Au! Quindi, no, no, non ci possiamo far nulla, Ted, mi spiace. Avrei voluto continuare a giocare anch'io, anche perché mi mancava veramente poco per il 40esimo, però... Rip. Allora, il fatto è, ragazzi, che qua... No, questa ci porta dal boss. Stanno implementando il volante. No, non ce l'ho la luce, sì, eccola. E possiamo provare ad andare alla piramide dei sommi? No! Non avete visto nulla. Non avete visto niente. Pensavo fosse il tasto del salto. Invece non era il tasto del salto. Che cavolo! Ero convintissimo! Ok. Qual era il tasto? Ah, ecco. No! Non c'entro niente questa volta! Non è stata colpa mia! Cioè io... E lui... No? Ok. Dice che in verità dovrebbero esserci anche dei voti, però secondo... Allora, l'hanno implementata tardi, co vabbè, come il multiplayer, è stato implementato un pochino tardi. E
E il fatto è che molto probabilmente tante cose le avremmo viste all'inizio del gioco. Adesso stiamo non alla fine, ma poco ci manca. Quindi, sai che un bel po' di cose ce le siamo perse. Cioè, tanto prima. Allora, qua tanto non riusciamo a fare, mi sa, il velo finale del gioco perché ci siamo persi. Cioè, c'è morto il PNG. Quindi, prima o poi, un'altra partita ce la dobbiamo fare. Sicuramente non a breve. Però prima o poi un'altra la faremo. Cerchiamo di portare carica a 10, che magari ci cambiamo anche l'armatura. Perché è molto poi, è veramente figo questo gioco, Cesare. Veramente, veramente figo. L'hanno fatto veramente, veramente bene. E mano a mano che stanno sistemando le cose, diventa sempre più bello. Cioè, ho trovato tantissime zone nuove, segrete. Veramente, veramente. Vabbè, magari tra un mesetto. Un mesettino. C'era un'altra parte che ci portava al dominio dei sonni. Dei sommi. Sommi. Cavolo, mi viene da dire somni. Non so perché. Dal dominio dei sommi. Però dall'altra parte, dietro la. Dietro la piramide. Però non mi ricordo come si prendeva. C'era una maniera per prenderla. C'eravamo arrivati da una parte, però non mi ricordo da che parte c'eravamo arrivati. Queste si rompevano? No. Qua sopra c'era qualcosa? Io vi ricordo. Ah, eccoli. Cioè, un po' di danno glielo facciamo, ragazzi. Non dico di no. Però. Con il fatto che comunque c'è anche il mana, lo recuperi solo picchiando. Mi aspettavo di fare un pochettino più di danno. Onestamente. E invece non ne facciamo tantissimo. Trombetta fa più più. Perché usa le magie, no? Forse è più carino uno che utilizza i fucili. Forse. Non lo so. Non lo so. Ciao Miri, buongiornissimo, ben arrivata. Ok, quello dovrebbe morire da solo. Quello no, non so se muore da solo. Ovviamente no. E qua c'è il tipo simpatico. Vieni tipo simpatico. Ti faccio fichu. Ah, ma la barriera ti protegge anche. Il danno. Il danno, amico mio. Uff.
Il danno che fa, ragazzi. E qua dovevamo passare per forza qua sotto? Ciao, Lac! Me la sto cavando, il sapore della carne umana è un gusto acquisito. L'altro giorno ho trovato un globo d'acqua intatto. Andrà dritto nelle mie scorte segrete. Dobbiamo trovare le sue scorte segrete. Dove saranno le sue scorte segrete? Allora, ragazzi, se siete nuovi del canale e volete sapere che giochi abbiamo fatto in live su Twitch, punto esclamativo, lista giochi scritto tutto attaccato. La luce viola? Ma quella fa comparire piattaforme, Old. Non so se fa scomparire anche muri e via dicendo. E comunque GTA 5 live non l'abbiamo mai fatto. Ma questi c'erano? Questi mezzi corpi umani che si strusciano per terra? E ovviamente, ragazzi, se volete recuperare delle vecchie live, le potete trovare sul canale YouTube! Sono suddivise per playlist, quindi basta che cliccate su playlist e le trovate facilmente. Ah! Ciao giovane Duca, buongiornissimo, ben arrivato. I zombie sono degli IA, la verità mi ha ucciso. Grazie Pedrizzi, anche tu sei un grande. Grande Pedrizzi. Allora, di qua si andava all'ingresso, no? Dove però, se ricordo bene, c'è una tonnellata di gente. Allora, io ricordavo qua che c'era la tipa con la spada, ma apparentemente non c'è più. Ci hanno messo questo e quella specie di robot. Quindi hanno cambiato completamente i mob in questa zona. Il danno. Il danno. Ok. Il danno che ha fatto, ragazzi. Darkest Dungeon, l'abbiamo fatto secoli fa. Divertentissimo il gioco. Veramente divertente. Prima o poi mi piacerebbe rifarmi una partita a Darkest Dungeon. Era veramente spassoso. Veramente spassoso. A volte un pochino troppo bastardo. A volte. Ma guarda, Zoster, il discorso è che questi giochi a turni, diciamo che non fanno proprio impazzire. Calcola che poco tempo fa abbiamo giocato un gioco a turni fantastico che si chiama Otherside, ma meh. Io l'ho trovato favoloso. Sì, però Darkest Dungeon, già il fatto che puoi personalizzare i personaggi,
Alla fine pu puoi anche far partecipare la chat, anche se in maniera limitata. Diciamo che aiuta. Zoster. Dolce e splendida carne, si connette alla sorgente, ci rende di nuovo completi. Diciamo che un pochino. Qua sotto. Qua c'era un passaggio segreto. Però un pochino più lento XCOM rispetto a Darkest Dungeon. Quindi. E dai! Mi metti il target in gioco? Ma ce ne sono tanti ragazzi a turni carini. Ce ne sono veramente tanti. Però. Ciao Manu! Diciamo che di solito con i giochi a turni non è mai andata molto bene. E ovviamente sto parlando di me. Questo che cos'è? Ah, il sigillo del caos, ok. Qua c'è. Ma dove? Ma dove si va? Wow! E qua dove si va, ragazzi? Che scalinata! Ma non c'eravamo mai venuti. Sicuramente qua sotto ci avranno nascosto qualcosa. No. Ma che cos'è? Un fiume? Che roba è? Ma se scendo prenderò una tonnellata di danno, vero? Vabbè che posso passare qua dietro? Ma che roba? Ok, baratro infinito. Baratro infinito. Là sotto, ragazzi, c'è altro! Ma che posto è? Mamma mia, questo gioco, ragazzi, è gigantesco. Ma perché questa io mi ricordavo che c'erano delle parti che non avevo visto e ho detto ci torno. E invece poi rip boss finale. E fine gioco. Poi hanno cambiato anche i mob. Quei mob non esistevano. Quella Dedalo! No, non si è scoperto. Cioè, è ancora un mistero, Dedalo. Ok.
Arriverò a colpirlo o rimbalzerà sotto, ragazzi? Però se miro io e miro così. Ma dai! Vabbè. Ho capito. Lo devo andare a picchiare così. Pensavo di averlo preso. Però de devo ammettere che la trovo un pochino moscetta, ragazzi, la build da mago. Cioè, sarà che abbia trovato pochissime cose per lanciare incantesimi, eh? Ma sono gli occhiali filtranti. Questi occhiali facevano parte di un elmetto che proteggeva da alcuni pericoli tossici. Lascia un oggetto che abbiamo saltato. Però mi riva di fare il salto per l'oggetto? No, perché tanto so che. No, vabbè, facciamolo. Tanto so che sono assioni. Lo sapevo. Però cavolo, sono 2222 assioni, ragazzi. Buttali via. Ok. Ma ce ne stanno anche troppi di azioni. Hold. Ma grotte? Grotte? Ok. Questi sono i sogni, ragazzi. Io guardate che livello assurdo. Fantastico. Ma questa parte è uno spettacolo. Ok, ho fatto un errore. Ma perché non l'ha preso? Dove è rimbalzata la mia palla di fuoco? Io, ragazzi, non so assolutamente dove sto andando. No! Sono morto. Mi avevano bloccato all'angoletto. Guardate quanto cavolo toglie con un attacco. Cioè, mi ha fatto un'enormità di danno e qua oltretutto non c'è un tubo. Ok.
che ci siamo venuti a fare qua? Nulla. Trovo più performante quella corpo a corpo, ragazzi. Cioè, il fatto di dover colpire i nemici corpo a corpo per ricaricare il mana. Non mi sembra. Cioè, secondo me con questa cosa in verità dovrebbe togliere molto. Bocca sudicia? È bocca sudicia. Scoppia a corto raggio di dispersione. Scomporre la vita fino alla sua struttura molecolare. Causa avvelenamento da radiazioni. Ma è un'arma a distanza? Del tipo... Ah, ecco che cosa c'era là. Una scala che non avevo visto. Ecco a che serviva andare là, ragazzi. Tu ci stai giocando, Fedrizzi? Io e Viven ci abbiamo giocato proprio quando uscì, prima che lo rifacessero praticamente quasi da capo. Ci eravamo divertiti, ma tipo... In un paio di mesi abbiamo finito praticamente tutti i contenuti. 2 o 3 mesi. Era carino però. Mi ci ero divertito molto. Possibile che un segreto solo per prendere gli assioni, ragazzi? Piattaforme segrete non ce ne sono. Beh, ma noi l'avevamo giocato Fedrizzi proprio quando uscì al day one, l'abbiamo preso. Quindi adesso dopo anni si sì, immagino. Che avranno messo tonnellate e tonnellate di cose da fare. Perché alla fine era un gioco molto divertente. Era meglio ora, sì. Era meglio ora. Però l'hanno abbandonato. E là purtroppo. Beh, ragazzi, io. Questo luogo è qualcosa di allucinante. È gigantesco. E questa sezione che sto vedendo adesso è una parte segreta, oltretutto. Guardate quanto cavolo è grossa!
La parte segreta. Beh, e questa la stabilizziamo per forza. Cioè, quanti ne servono? 18.000. Noi quanti ne abbiamo da parte? Forse riusciamo a prendere due punti? Mi sa di no. No, per pochissimo però. Veramente per poco. Guardate, guardate qua che roba. O possiamo andare avanti? No, allucinante. E chi se l'aspettava? Che se l'aspettava così gigante questo gioco, ragazzi? Però, ok, mi sa che abbiamo esplorato tutta la zona segreta. No, si risale da là. Qua c'è una scala. God Vein non è male. Tal, cioè non l'ho trovato male. È un po' rigido. È un po' rigido come sistema di combattimento questo. Vabbè, perché le animazioni sono quelle che sono. Però io ve l'ho detto, il gioco lo trovo fantastico, ragazzi. Bentornata, Miri. No, i DLC sono orrendi. DLC di COD Emo sono qualcosa di veramente scandaloso per quanto sono brutti. Mamma mia, che zozzeria. Lì veramente da. Qua non si può andare avanti. Là in verità c'è un'altra strada, ma come la... Da qua. Un po' carenti di cure, ragazzi.
Ma dai, mi ha preso? Ma cavolo ha fatto? Ma cavolo ha fatto a prendermi? A me Lords of the Fallen è piaciuto, ragazzi. È stato un bel gioco. Canalizzatore luminoso. Ciao Seahulk, buongiorno. Questo era quello infernale. E quindi questo è quello luminoso. Questo fa danno induzione, questo fa danno energia. Quindi tutta questa strada per prendere questo canalizzatore. E poi c'è questa cavolo di freccia che non capisco a che cosa possa servire. Ciao Dev, buongiorno, ben arrivato. Come va? Tutto bene? Là era dove eravamo arrivati, però io avevo visto anche, se posso, può saltare. Addio. Ah, fai bene, Dev, ogni tanto ci vuole. Tutto bene, un po' stordito questa mattina, però per il resto tutto bene. Ok. E qua dove ci riporta? Ah. È una scorciatoia praticamente per tornare indietro. Quindi adesso, ok, qui c'era la breccia. Però non... Ok, no, non so proprio dove andare avanti. Cioè, perché di qua questa è il passaggio segreto, quello che avevo aperto. Forse devo andare sopra? Mi sono perso, ragazzi. Ah! No! Ok, no, da qua è da dove veniamo. Ok. Non può essere chiuso, ragazzi. Non può essere chiuso. Quindi io sono arrivato qua, poi sono sceso. Giusto? Poi sono risceso. Sono arrivato qua, non entro nella parte segreta. Vado dritto. Proseguo dritto. Scendo. Vado. Di là è chiuso. No, di là sì, ok. Vado dritto. E trovo la breccia. Ora. Domanda, che ci faccio con questa breccia? Perché la breccia mi porta qua, ma se io entro qua dentro mi prendo danno, vero?
Prima abbiamo fatto Fall Guys, craftino. Il titolo è cambiato da... Non lo so da quanto stiamo facendo... Hellpoint. Penso una ventina di minuti. Che sono andati giù i server di Fall Guys. Per quello c'è scritto un pochino. Cioè di là mi sembra aperto, però non ne sono sicuro. Forse qua non si può proprio passare, ragazzi. Boh. Non credo. Cioè di là c'è un corridoio. E ci si arriva passando da lì, ma non... Cioè, mi sa che ci siamo stati, ci ha portato solo al canalizzatore. Ciao, Stackwar! È possibile. È possibile che io ne abbia saltata una. E questo posto è veramente... Perché qua questo non si attiva. Qua giù era la strada che abbiamo fatto per andare al catalizzatore, mi sembra. Qua c'era il catalizzatore. Là. Qua sotto no, non c'è niente. Qua non c'è niente. Là non c'è niente. Qua non c'è nulla. Ma non ho fatto nessun salto per raggiungerlo. Cioè, questa strada qui non ho fatto nessun salto. Qua c'è un'altra scala, ma è interrotta. Cioè, non... Ci porta dall'altra parte. Dove stava il catalizzatore, là. E là si scende di sotto, però dall'altra parte. Questa strada effettivamente non ha molto senso. Io vengo da qua. Qua non c'è nulla. Qua non c'è nulla. Qua. Non l'ho lasciato morire, è morto lui da solo contro i pesci, io non c'entro nulla. È lui che è morto. Da solo contro i pesci. Io non ne ho colpa. Qua, ragazzi, altre scale non ci sono. Scala, 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 scala e niente.
È quella, ma ci riporta dove stavamo prima, ragazzi. È la stessa che ho preso poco fa. Devi fare tutto il giro. Cioè, altre non ce ne sono. È tutto qua. Questa ci riporta proprio dove stavamo prima. Cioè, quella è la strada del catalizzatore. Vabbè, tanto qua comunque abbiamo il... Certo è strano. È veramente strano. Comunque qua abbiamo la breccia collegata, quindi se mai ci rivenisse vo voglia di vedere qua sotto, anche se c'è un tubo. Di là è chiuso. Perché non dai la torta? Non ho torte da dargli. Che torta gli dovrei dare? No, non possiedo torte. Come posso dargli una torta se non possiedo torte? Chissà se... Niente torte. Come la compro? Ma le torte fanno male, ragazzi. Non è meglio un bel paninozzo? Questo sicuramente è un ascensore, ma va attivato da sopra e ci porta giù, 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 giù in fondo, secondo me. Te la fai spedire. Una torta espresso. Comunque veramente non avevo mai visto questo posto la volta scorsa. Concordo, Dedalo. Ci vorrebbe un bel panino con la salsiccia. Bello unto. Col pane tutto bagnato dal grasso. Concordo. Mi piace come idea. Dedalo. Lappo. Voi siete tutti nemici? Direi di sì. Ok. Perché c'è così tanta gente? Ok, mi sto prendendo danno. Se mi avvicino a quell'affare prendo danno. Thank you.
Se qua ci sono dei libri da leggere, ma non mi sembra. Se si può disattivare quella sfera che emette tipo delle radiazioni. O fa qualcosa del genere. Come cavolo ci è arrivato quello? Oh, ciao. Dove cavolo c'è arrivato quello là sopra? Ah, perché si può arrivare anche da... da un'altra parte. Ma che cavolo di attacco era quello? Anche tu da oggi a dieta. Sono stato a dieta ieri. Ma quanto devo stare a dieta? Cioè, un giorno è tanto di dieta, ragazzi. Che cavolo? Che è quella sfera? Fino a quando non compri una torta a vivo. Ma che cos'è? Cioè, rituale di purificazione. Ma che cavolo di oggetti stiamo trovando? Ora che cos'è il rituale di purificazione? Questo avanzato rituale di stregoneria dovrebbe curare la pazzia, anche se alcune voci dicono che faccia l'effetto opposto. Guarisce anche gli alleati nelle vicinanze. Ma no, la riproduzione del malamondo è su in cima allo stream. Se la riproduzione del malamondo non è fedele. Oh. Ok. Cioè, questo luogo è stranissimo, ragazzi. Questo luogo dove siamo finiti è veramente strano. No, non sono io che sono strano, è questo luogo. Cioè, tipo qua, in questo lato non c'era un tubo. Andiamo a vedere l'altro lato. Però non si può passare nell'altro lato. E io non penso di riuscire a farcela. Oh!
Un cuore pulsante. Adesso che cos'è il cuore pulsante? Cioè, usato per stampare? Cosa? Ferula corrotta. Anticarbonio e carbonio. Carbonio, ok. E l'anticarbonio? No. Anticarbonio. Stampa modello. Ferula corrotta. Però mi sa che non la posso usare. La ferula corrotta dove me l'ha messa? Questa? Mi serve 16 di riflessi e 8 di forza. Tantissimo. Cioè, che cos'è poi quel cristallo laggiù? È una luce. Però posso arrivare dal tizio? Aspettate. Posso andare da quel tizio. Stavo per morire. E se andiamo da questo tizio qua sopra, non è che facciamo cascare il globo di sotto? E questo cavolo di globo? No. Che cavolo è questo globo? Come ha fatto a schivare? Avete visto che ha fatto? Un'altra ferula del discepolo, che è la stessa che sto usando io. Sì, si possono rompere, ma fanno un danno assurdo. Prima ne ho rotto uno per sbaglio, Cesare mi ha tolto metà energia. Fanno tipo un'esplosione. Ciao Oxer, buongiornissimo, ben arrivato. Niente, questa cosa del... Cioè, ce la dobbiamo tenere a mente, ragazzi. Cioè, tipo di qua stiamo risalendo, ma per andare dove? Giuro ragazzi, non so assolutamente dove siamo. Bentornato, Old! Guardate, è pieno poi di questi tipi. Ah, mi si è scaricata la luce, rip luce. Ti sei mangiato di buono, Old? Dicci, dicci, sono curioso. Perché là si continua ad andare sopra, ragazzi. Ancora? No! Quello fa boom. Oh.
Insalata e due carotine, no, mi spiace. Oh. E niente, mi ha dovuto prendere comunque. Qua ce n'è ancora un altro? Però, scusate, qua sopra a che serve venire? Non c'è un tubo? Cioè, era solo per uccidere quel tizio. Perché non c'è veramente un tubo qua, ragazzi. È meglio o peggio di Dark Soul? È diverso. Giusto, Viven. Brava. Brava. Bella pensata. Bella pensata. Ma mi sa che non la posso attivare la luce. Perché non ho mana. Ma poi dove porterebbero? Ma non ha calcolato, non ha preso in considerazione il mana, ragazzi, quindi è come se non fosse valida. Doveva prendere in considerazione prima il mana. Quindi non gliela diamo buona. Questo è un passaggio segreto, di sicuro. Niente, ragazzi. Qua. Fate tornare i gattini. Fate tornare i gattini. Oh, cavolo, ma siete in coppia voi? Ah dai! Gli era finito proprio in quel momento il... Oh, che scocciatura quell'attacco, ragazzi. Ma... Guardate il danno che fanno questi. Cioè, tipo... No, vabbè, ragazzi. Che cavolo siamo finiti? Questo è il sotto del ponte. Questo mi sa che è il sotto del ponte, ragazzi. Sì. Ok, mi ricordo il sotto del ponte, ma mi ricordo che prima c'era un'altra breccia da attivare. Forse andando là avanti.
Qua avevamo incontrato, vi ricordate c'era un tipo strano? Via delle fiamme. Che farà la Via delle fiamme, ragazzi? Fa delle fiamme. Eccolo il tipo. Parla. Ti stai godendo la gitarella? Almeno qualcuno qui non ha ancora perso tutte le speranze. Davvero abiurevole, anche se perfettamente inutile. O grande Nemundis, dio della conoscenza esterna. Possiamo solo immaginare la conoscenza di migliaia di mondi. Sì, il ministero lo ha invocato ed egli lo ha ascoltato. Ora più nulla è proibito. No, ma sei tu che te ne stai andando? Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale? Siamo in un posto sicuro, nessuno sentirà niente, di pure quello che vuoi. Si tratta dell'autore? Ok. È un'autentica magnificenza, ma meno impressionante della nostra capacità di tenerlo nascosto. Ora, l'unica ragione per cui non ti uccido dopo averlo detto è che presto moriremo tutti. Quindi, mentre aspettiamo, perché non cerchiamo di divertirci un po'? In te riponiamo grandi speranze, progenie. Non sprecare altro tempo. Ci vediamo. Non adesso, prima verifichiamo quanto sei disposto a resistere. E se ne va. Dove va? Nie rucham środ. Ok. Via delle fiamme! Ah, però. Non male la via delle fiamme, ragazzi. Allora, questa dovrebbe essere la duplice scorciatoia per l'altra breccia. Allora, se io ricordo bene, qua, eccola. Dovrebbe esserci questa breccia. Quindi per l'altra ferula quanto mi serviva? Sedici riflessi, 8 forze. E quando ci arriviamo, ragazzi? No, non ce la faremo. Non conviene. Ma non conviene proprio. Va bene, ragazzi. Allora, scusate, io oggi staccherei qua perché ve l'ho detto, sto veramente, veramente, veramente stordito. Tanto sicuramente recupereremo domani mattina. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia. Grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Io vi auguro di passare una bellissimissima giornata. E vi lascio in compagnia, vediamo chi possiamo andare a trovare. Andiamo a trovare il buon Deutsch che sta giocando a Rise of the Tomb Raider. Grande gioco. Ragazzi, grazie ancora a tutti e a domani. Ciao ciao.